ricordare un po' a tutti che noi siamo un asse, ce lo ricordiamo, ma è meglio ridirlo ancora una volta. Per cui, così come noi, come asse di Caltanissetta, facciamo parte di una rete regionale, nello stesso tempo le strutture dell'asse di Caltanissetta fanno parte di una rete provinciale. Mi sembra di capire anche plasticamente dal riquadro della dirigenza generale che probabilmente il Covid veramente non c'è. L'appello ai cittadini di distanziamento, di rispetto delle regole, eccetera, eccetera, vale solo per gli altri. Noi qua vediamo una direzione generale in sette, in una stanza, senza mascherine e senza neanche distanziamento. Comunque, questo è il grande messaggio che dobbiamo inviare alla città. Noi siamo ognuno nelle proprie case, ognuno nelle proprie stanze, collegati tutti su Zoom, perché il Consiglio Comunale giustamente fino a questo momento non ha ritenuto di potersi riunire. Poi assistiamo al nostro interlocutore principale, che è la direzione generale, in sette, senza mascherina e tutti assolutamente non distanziati. Quindi evidentemente il Covid non c'è, evidentemente il problema sanità non c'è, ma io a questo punto lo vorrei certificare alla città dicendo che i pazienti che si recano al pronto soccorso sono tutti dei pazzi che pensano che è una tragedia, una sfortuna inimmaginabile. Precisiamo il fatto che esattamente come una famiglia, visto che viviamo 12 o 14 ore al giorno tutti insieme, siamo gli equivalenti dei conviventi e in ogni caso siamo sottoposti a tamponi e a test sierologici quasi periodicamente in continuazione, per cui ci possiamo permettere in certe circostanze anche mantenere soltanto il metro di distanza l'uno dall'altro, così come ci si propone per le scuole e per gli alunni.